Siamo qui con mister Fusco. Mister, sabato l'ultima partita di questo campionato contro il Materica, che si è già laureato campione. Ci può fare un bilancio fino a questo momento di questa stagione e poi, insomma, due parole anche sulla prossima partita? Ah, senz'altro è stata, come l'anno scorso, un'altra bellissima cavalcata. Abbiamo fatto un buon campionato, abbiamo avuto una fase iniziale leggermente più difficoltosa, poi il girone di ritorno credo che abbiamo preso un buon passo. Ovviamente il Materica ha corso molto di più, ha meritato questo campionato e anzi ne approfitto per fare complimenti a tutta la squadra del Materica perché hanno meritato veramente di vincere il campionato con un rullino di marcia strepitoso. Siamo comunque contenti della nostra annata. Sabato c'è un'ultima partita che ci può permettere di fare un passo ancora in più in avanti. Cercheremo di fare il massimo sapendo di incontrare la squadra più forte del campionato. Sono molto contento comunque di tutti i ragazzi, devo ringraziare innanzitutto, parto dai ragazzi che quest'anno mi hanno dato veramente ancora tanto, sono 3 stagioni che ci togliamo grandissime soddisfazioni e siamo anche cresciuti e maturati sotto tanti aspetti. Poi devo ringraziare tutto il mio staff, sempre disponibile, mi ha sempre sopportato e supportato. Devo ringraziare soprattutto anche il presidente perché quest'anno qualcuno in meno come socio c'è stato, in società qualcuno è andato via e il presidente ha fatto grossi sforzi, sacrifici e non solo ha mantenuto le promesse come ogni anno, ma addirittura ha anche migliorato la rosa e ha fatto grossi sacrifici, quindi dobbiamo, se siamo qui, tutto quanto a lui e a tutta la società presente. E poi devo spendere due parole in particolare per il direttore sportivo Gianmarco Ameli perché sono 3 anni che lavoriamo insieme, parliamo la stessa lingua, lui riesce sempre a tenere in mano tutte le situazioni, è un grande anche oltre che un grande direttore sportivo e conoscitore di calcio, è anche un grande organizzatore, non ci fa mancare nulla. Siamo veramente fortunati e questi sono tanti punti in più che abbiamo, grazie anche all'organizzazione e soprattutto a tutte le scelte tecniche che ha fatto lui sul mercato in questi 3 anni, quindi devo ringraziarlo davvero perché lavorare così è sempre più semplice per un allenatore. E poi ringrazio tutti quanti voi, anche te, ringrazio tutti i magazzinieri che sono quelli che fanno veramente un grosso lavoro, pari De Leo che nostro fisioterapista che è professionale al 100% ed è unito e ha sposato questa causa. Quindi un grazie va a tutti e speriamo che sabato riusciamo a chiudere in bellezza quest'annata e poi ci prepareremo per gli spareggi, per i playoff al meglio. Mister, poi tornando sull'ultima gara contro il Pidenza di Cascinare, prima parlava di maturità e forse l'ultima partita, nonostante l'inferiorità numerica, è stata la prova di questa maturità di questo gruppo. Sì, già negli ultimi 2 mesi ho notato che siamo cresciuti a livello mentale e proprio di maturità. Poi sabato è stata l'ennesima prova perché rimanendo in 10 contro una squadra, secondo me, che non merita quella classifica lì e giocarcela poi anche con un modulo abbastanza propositivo in 10. Abbiamo attaccato tanto, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo creato, abbiamo preso gol forse sull'unica situazione che hanno creato, abbiamo reagito e abbiamo anche pareggiato la partita e secondo me se facevamo qualcosina un po' prima potevamo addirittura anche vincerla, però questo dimostra che la squadra c'è. Grazie mister e in bocca al Grazie a lupo. voi, grazie.